Roberto potrebbe lasciare Villa alla volta di Domodossola, la scuola alberghiera potrebbe trasferirsi a Rosmini. Revoca finanziamento Cariplo all'ASL, Caruso conferma l'implementazione di emodinamica e spiega, accerteremo cosa è successo. Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Verbania sulla revoca della convenzione per la piscina di Intra. Dietro fronte di BNL, lo sportello di Massino Visconti rimarrà aperto, soddisfatti i residenti. Stagione teatrale a Cannobio, sabato sul palco Antonella Questa con Svergognata, a febbraio il cabaret e Max Giusti. Cristina Barcellini torna a casa, la schiacciatrice novarese torna a vestire la maglia della Igor dopo 5 anni. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. La notizia è oggetto di una interrogazione da parte dei consiglieri di minoranza di Villa d'Ossola. Il Formont potrebbe lasciare il secondo centro ossolano alla volta di Domodossola. Si vocifera l'amministrazione Pizzi voglia allocarla all'interno del collegio Rosmini. Formont addio? La scuola di formazione professionale potrebbe lasciare Villa d'Ossola. Infatti, in questi giorni, l'amministrazione comunale di Domodossola ha contattato la direzione regionale della scuola per un possibile trasferimento nel capoluogo ossolano. Svanita la prima ipotesi, cioè alloggiare il Formont nel vecchio abbandonato Ferrotel di via Bonomelli, l'amministrazione Pizzi pensa ora di portarlo a Rosmini, dove formerebbe con l'alberghiera un polo d'eccellenza. La notizia dei contatti tra Domodossola e Torino è certa. Della proposta è stata messa al corrente anche la direzione di Villa d'Ossola, città dove oggi sorge la scuola che conta 170 allievi. In via Boldrini non nascondono che il trasferimento a Domodossola potrebbe garantire più attenzione verso la scuola, ma anche facilitare i collegamenti per gli studenti che la frequentano. A Villa d'Ossola la scuola era arrivata nel 2006, trasferita da Druonio. Allora c'erano state polemiche negli ambienti domesi per essersi lasciati sfuggire il Formont a favore di Villa d'Ossola. Adesso potrebbe succedere l'opposto. Lucio Pizzi non conferma questa ipotesi, mentre a Villa d'Ossola la voce è di dominio pubblico, tanto che la minoranza consigliare l'ha già trasformata in un'interpellanza. La revoca del finanziamento Cariplo all'ASL del VCO dopo giorni di silenzio arriva alla replica dall'azienda sanitaria da via Mazzini, pronti a verificare quanto successo. Il direttore generale ha anche ribadito che il servizio di emodinamica a Domo presto sarà incrementato. Intanto sulla questione è intervenuto oggi anche il presidente Costa. Revoca fondi Fondazione Cariplo, il dibattito è infuocato, oggi prende posizione anche il presidente della provincia Stefano Costa a proposito dello stop ai fondi per il completamento dell'auditorium del liceo Gobetti, difende l'operato degli uffici provinciali e parla di questione curata con diligenza. In un articolato comunicato stampa ripercorre le tappe della vicenda e bolle come inaspettata la revoca. Cita anche il caso Menia, ma è sul mancato finanziamento all'ASL che i toni usati da Costa si fanno pungenti. Il progetto, dice, è transitato di direttore in direttore, si è perso nei meandri tecnico-burocratici di questo tipo di finanziamento. Emodinamica è arrivata a Domo da Chivasso, si pensò che il finanziamento Cariplo non fosse più necessario, peccato che per predisporre la sede domese siano serviti 1 milione di euro. In questa vicenda è mancata la collaborazione fra enti ed istituzioni, chiediamo ora a Caruso di verificare con il commissario Cariplo in carica, Francesca Zanetta, se esista la possibilità parziale o totale di recuperare il finanziamento proponendo un diverso utilizzo in previsione del nuovo ospedale del VCO. E a stretto giro la replica dell'ASL è arrivata, tralasciando le scaramucce politiche che pure sotto traccia accompagnano il comunicato di Costa per arrivare a quelle che appunto sono le dichiarazioni dell'ASL su una vicenda che a dir poco ha scandalizzato l'opinione pubblica locale. Da via Mazzini si ripercorre l'iter della pratica, si parte dall'inaugurazione di Emodinamica il 24 aprile del 2014 per arrivare al 6 dicembre del 2016, quando il presidente Guzzetti scrive a Caruso per comunicare il blocco del finanziamento di 1.450.000 euro a causa del mancato invio della rendicontazione, nota giunta poi sul tavolo dell'ASL Omegna il 9 gennaio 2017. Prendo atto con rammarico della decisione della Cariplo, ma è in corso la valutazione di sviluppo ulteriore dell'attività. Approfondirò le motivazioni che non hanno permesso di valutare con Fondazione un eventuale diverso utilizzo delle risorse messe a disposizione, chiosa ora il direttore Caruso.
Come potete immaginare, si discute dell'argomento anche a Omegna, specificamente del mancato finanziamento del progetto Borgo di Comunità. Sentiamo cosa ne pensa Alyosha Matella, consigliere di minoranza del gruppo della Federazione della Sinistra. Federazione della Sinistra, che su questo progetto ha sempre nutrito dei dubbi, è stato anche uno dei motivi per cui ad un certo punto siete anche usciti dalla maggioranza. Adesso, a distanza di tempo, che giudizio date? Ma il nostro giudizio è che questo progetto è partito malissimo, si è sviluppato peggio e ci troviamo di fronte a un esito scontato. Credo che si debba, per amor della verità, fare chiarezza su alcuni punti. Premesso che accederemo poi alla lettera di Fondazione Cariplo con cui ufficializza e motiva il ridimensionamento del contributo, però alcuni punti sono già chiari. Il primo innanzitutto è che il taglio sostanziale che c'è stato non è stato un taglio a pioggia, ma riguarda proprio l'intervento che facevano capo al comune, cioè il trasferimento della biblioteca al forum, la chiusura della voltone del forum e i lavori in piazza Salera, cioè i lavori più controversi, più discussi, quelli che in città avevano attirato non solo le critiche nostre della Federazione della Sinistra, ma le critiche di molti cittadini, di comitati e di molti degli attori coinvolti. Erano gli interventi più dispendiosi, perché ricordiamo che costituivano le principali voci di spesa, e sono gli interventi che sono stati cassati, quindi io credo che prima di inveire contro i momenti di partecipazione popolare che ci sono stati, i momenti di discussione pubblica che io continuo a ritenere siano stati un valore nella discussione generale, l'amministrazione comunale dovrebbe farsi un serio esame di coscienza. Un altro punto che la dice lunga sulla serietà con cui è stata gestita tutta l'operazione, credo, ma ce ne sono diversi, ma uno dei tanti punti credo sia stata anche la vicenda Zattera, dove abbiamo avuto una lettera del gennaio 2017 che dà in là a un intervento sulla Zattera che è stato bocciato da mesi dalla sovrintendenza. La piscina di Verbania, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune. Sentiamo Maria Elisa Guarandris. Sfratto della società Insubrica Nuoto SRL dalle piscine comunali di Intra. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Verbania. La sentenza riprende quella già pronunciata, sempre in favore del Comune, dal TAR del Piemonte. I giudici hanno ritenute valide le motivazioni addotte dall'amministrazione di Silvia Marchionini per la risoluzione del contratto per la gestione degli impianti. Tra queste ci sarebbero state carenze nella manutenzione delle strutture con un provvedimento di chiusura temporanea da parte dell'ASL. I fatti cui fa riferimento il Comune, che hanno portato alla decisione di rescindere il contratto, sarebbero, secondo il Consiglio di Stato, sufficientemente documentati. Per questo i giudici hanno respinto il ricorso di Insubrica Nuoto SRL e hanno condannato la società al pagamento di 5.000 euro di spese processuali. Quando il Comune aveva revocato la convenzione con Insubrica Nuoto, si erano scatenate numerose polemiche che avevano portato anche all'occupazione per un giorno della piscina comunale. Non ce l'ha fatta Roberto Bescapè, 76 anni, il milanese è rimasto coinvolto lo scorso 3 gennaio in un incidente lungo la statale 337 della Valle Vigezzo a Masera. Con la sua Picasso si era scontrato con una Mercedes che proveniva dalla direzione opposta. Si è spento ieri all'ospedale San Biagio di Domodossola, dove era stato ricoverato subito dopo l'incidente. Lievi traumi invece per il conducente della Mercedes, un 54enne di Gurro. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della polizia stradale. Feste a Villa Giulia, i giudici respingono il ricorso del cittadino verbanese contrario alle feste notturne. Rumori a Villa Giulia, respinto il ricorso del cittadino che da tempo combatte contro le feste serali. Questa volta il privato, rappresentato dagli avvocati Ferdinando Brocca e Paolo Patacconi, aveva chiesto un provvedimento di tutela cautelare sia nei confronti dei gestori del bar, difesi dall'avvocato Gabriele Pipicelli, che del comune di Verbania, difeso dall'avvocato Alessandra Simone, poiché ha concesso un'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti acustici del piano regolatore. Per sostenere le proprie ragioni, il cittadino aveva anche presentato la relazione dell'ARPA sulla base dei controlli. Infatti, la sera del 6 agosto 2016. I giudici civili hanno respinto il ricorso perché non ci sono le caratteristiche necessarie per chiedere un provvedimento di tutela in urgenza, anche perché il programma delle serate musicali è ormai finito. Per valutare la legittimità delle emissioni sonore, i giudici rimandano il privato a una causa civile. Già lo scorso settembre il giudice civile aveva rigettato un'istanza presentata dal privato contro gestori del bar e amministrazione comunale, sempre per le stesse ragioni.
aveva chiesto un permesso per andare a lavorare la sera in un bar a Baveno, che però era chiuso da ottobre. L'omignese di 53 anni agli arresti domiciliari, accompagnato in carcere dagli agenti del commissariato di Omegna. In seguito a un controllo, l'uomo non era stato trovato né a casa né al lavoro. Il tribunale di sorveglianza di Novara gli ha così revocato la misura alternativa ed ora è nella casa circondariale di Pallanza. In Ossola la Guardia di Finanza di Domo ha sequestrato oltre 32.000 pezzi tra luminari e natalizi, accessori per telefonia, torce elettriche e articoli di bigiotteria sprovvisti del marchio CE. Il materiale nocivo per la salute era custodito all'interno di due distinte attività commerciali gestite da cinesi. Del sequestro è stata informata la Camera di Commercio del VCO, che dovrà ora comminare le sanzioni del caso. Nello specifico si potrebbe arrivare sino a 60.000 euro di multa. Salva la filiale di Massino Visconti della BNL. La battaglia per la salvaguardia dello sportello era iniziata esattamente un anno fa. Al momento parrebbe scongiurata la chiusura della filiale di Massino Visconti della Banca Nazionale del Lavoro. La comunicazione arriva dal portavoce del comitato, sorto spontaneamente, Angelo Gemelli, già vice sindaco del paese e presidente della comunità montana dei Due Laghi. Una petizione con la raccolta di oltre 1.200 firme fra gli abitanti del paese e dei centri limitrofi ha raggiunto l'obiettivo prefissato. La comunicazione della chiusura è arrivata proprio di questi tempi un anno fa. La data ipotizzata era quella del 30 giugno 2016. Un primo colloquio tra i dirigenti dell'Istituto di Credito e i cittadini ha portato ad uno slittamento sino al termine dell'estate. Il servizio però continua tuttora. Il disagio che avrebbe subito la popolazione dei centri collinari sarebbe stato notevole, afferma Gemelli. Si pensi che da Pisano a Colazza, Massino, Brovello e Gignese esiste un solo sportello bancario oltre quello di Nebbiuno. Penalizzati sarebbero stati gli anziani, ma anche gli esercenti e i giovani. Non sempre lo sportello dell'ufficio postale può sopperire a quelle pratiche che può svolgere una filiale di banca. I colloqui avuti sia dal sindaco Angela Buzzi sia da rappresentanti del comitato con i funzionari hanno fatto sì che i vertici di BNL abbiano accantonato la ventilata chiusura. Al momento l'attività dello sportello di Massino prosegue con soddisfazione della cittadinanza. Anche i commercianti si sono detti soddisfatti di poter fruire del servizio di cassa continua per depositare gli incassi giornalieri senza dover scendere ad Arona o ricorrere a una filiale di un altro istituto e altro paese. Rimaniamo in allerta costante, conclude Gemelli. Non vorremmo che i vertici di BNL tornino ancora sulla possibilità di chiudere questo sportello e di lasciare solamente un bancomat o un'apparecchiatura per effettuare in autonomia le operazioni bancarie più semplici. Lo sportello di Massino Visconti era stato voluto dall'allora presidente nazionale di BNL, Giampiero Cantoni, che aveva una seconda abitazione proprio tra Massino e Lesa. Lutto nella comunità parrocchiale di Arona. È deceduto Don Serafino Ardizio, è stato per decenni coadiutore della parrocchia di Maria Bambina. Aveva 84 anni, era originario di Bellinzago Novarese, dove ha vissuto gli ultimi giorni della sua esistenza. Stasera alle 21 in chiesa un momento di suffragio in sua memoria. I funerali si terranno domani giovedì alle 14.30 nella parrocchiale di Bellinzago. Da Arona è a disposizione un pullman per coloro che vogliano prendere parte alle esequie. Nasce l'idea di un ecomuseo su vasta scala. I comuni coinvolti sono quelli dell'entroterra verbanese e quelli della media-bassa Ossola. Un ecomuseo su vasta scala che comprenda i comuni dell'entroterra verbanese, in particolare i territori delle valli intrasche, e quelli della media-bassa Ossola. A lanciare il progetto, il Parco Nazionale Val Grande e Arso Univco, che a tal proposito promuovono una serie di incontri ad hoc con le popolazioni coinvolte. Il primo passo vedrà la nascita della mappa di comunità delle terre di mezzo, uno strumento di lettura di un territorio attraverso la percezione che hanno di esso le comunità che vi abitano. L'obiettivo della costruzione della mappa, spiegano i promotori del progetto, è quello di stimolare la conoscenza e la valorizzazione del proprio patrimonio locale e innescare processi di partecipazione delle comunità nella creazione e poi nell'eventuale gestione dell'ecomuseo. Il progetto sarà presentato nelle prossime settimane in tutti i comuni coinvolti, ovvero Aurano, Caprezzo, Intragna, Miazzina, Cossogno, San Bernardino Verbano, Premosello Chiovenda, Vogogna, Berro a Cardezza e Trontano.
Il primo incontro pubblico si terrà al Primosello Chiovenda domani, giovedì 19 gennaio, alle 20.30 presso la Sala Polivalente Don Giuseppe Stoppini. Si proseguirà quindi con Trontano venerdì 20 gennaio alle 20.30 con il ritrovo presso il Salone delle Feste. Sabato un nuovo appuntamento per la stagione teatrale di Cannobio, quello con Svergognata di e con Antonella Questa. Riprende sabato la stagione teatrale di Cannobio al nuovo teatro Svergognata per la regia di Francesco Brandi. Si comincia alle 21, sul palco la strepitosa Antonella Questa, che ha curato anche la drammaturgia dello spettacolo, un altro pezzo del suo mosaico amaro, divertente, disincantato sul mondo femminile. La storia è quella di Chicca, una donna per bene, con una bella casa, un marito, due figli, la Filippina, una vita perfetta che crolla in un istante quando una mattina scopre sul cellulare del marito messaggi e foto osè scambiati con decine di svergognate. Che cosa fare per recuperare il matrimonio? Tra i consigli delle amiche e i giudizi della madre, Chicca è pronta a tutto pur di riconquistare il marito, ma un incontro inaspettato riuscirà invece a farle aprire gli occhi. Con il linguaggio comico che la contraddistingue, Antonella Questa torna sola in scena dando voce e corpo a più personaggi per raccontare quanto la schiavitù dell'immagine e la desiderabilità sociale ci distraggano dalle vere potenzialità sopite in ognuno di noi. Ci sono ancora biglietti disponibili, 15 euro l'intero, 12 il ridotto. La stagione prosegue sabato 4 febbraio con un fuori programma all'insegna del cabaret con Beppe Altissimi e Matteo Carraro in Pregi e difetti d'Italia. Ancora il 18 febbraio c'è Max Giusti con Pezzi da 90, ovvero i personaggi che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. Uno sguardo anche al programma di Parasi Incontra. Mercoledì 25 gennaio alle 21 l'Elisir del Benessere, viaggio attraverso le emozioni di un itinerario naturalistico tra fiume, lago e Fonte Carlina. Questo fine settimana a Villa Giulia, appuntamento dedicato a tutti coloro che si accingono a compiere il grande passo. Torna Verbania Wedding. Il 21 e 22 gennaio a Villa Giulia ci si potrà immergere nell'atmosfera magica del matrimonio, il giorno dei sogni. Sì, perché quest'anno, per il secondo anno, ci sarà Verbania Wedding, l'evento dedicato agli sposi, e sarà un punto di incontro dove gli sposi, futuri sposi, potranno trovare tutti gli operatori del settore, quindi insomma dal fotografo al fiorista, alla location, a catering, e per meglio scegliere insomma quello che intendono fare. Quest'anno ci saranno, come l'anno scorso, l'evento nell'evento, insomma, ci saranno prove di trucco, acconciature, ci sarà il taglio della torta nuziale. Come novità, diciamo, ci saranno degli spettacoli di trasformismo, intrattenimenti musicali e insomma queste cose che riguardano il matrimonio. Siete molto soddisfatti di come è andata la prima edizione e quest'anno si punta a crescere? Siamo soddisfatti, sì, perché l'anno scorso è andata molto bene, ci auguriamo che possa andare bene anche quest'anno. Siamo contenti anche perché ci sono più espositori rispetto all'anno scorso, molti dell'anno scorso, direi l'80%, ci sono anche quest'anno, più almeno 10 espositori in più rispetto all'anno scorso. Infatti ci sarà anche aperto il salone e tutti i piani della villa dedicati all'evento. Noi stiamo promuovendo tantissimo la scelta di Verbania come location per i matrimoni. Ecco, non solo il Palazzo di Città ovviamente, ma Villa Giulia, Villa San Remigio. Sì, soprattutto Villa San Remigio sarà il luogo su cui investiremo molto in futuro, ma adesso che non è ancora pienamente disponibile abbiamo Villa Giulia che è estremamente richiesta, dobbiamo fare i turni. Per questa manifestazione voi mettete a disposizione appunto la villa? Noi mettiamo a disposizione la villa e anche del nostro personale che dia delle informazioni anche turistiche rispetto all'ospitalità della città durante i matrimoni, perché se uno viene da fuori a sposarsi qui utilizzerà gli alberghi, i servizi, è anche una buona opportunità per la promozione turistica. Uno sguardo alla nostra programmazione, giovedì alle 18, venerdì alle 13, alle 21.30, ritorna l'appuntamento con L'infinito dentro un bisogno. Vi aspetto all'Infinito dentro un bisogno, nella puntata di questa settimana presentiamo Dentro il volontariato di Guglielmo Giumelli, sociologo della Bicocca di Milano, che durante un incontro pubblico presso la biblioteca Carlo Negroni di Novara ha incontrato tra gli altri il nostro presidente Daniele Giaim, ma anche membri di fondazioni locali del territorio per parlare di volontariato da un punto di vista
del tutto particolare. Vi aspettiamo. Apriamo la pagina sportiva con la presentazione ieri sera al Pala Igor di Cristina Barcellini, che torna a vestire la maglia delle novaresi dopo gli anni dell'Asistel. Cristina Barcellini, primo giorno da novarese, o meglio, primo nuovo giorno da novarese, si può dire che oggi sei a tutti gli effetti tornata a casa. Sì, sono molto contenta perché sono molto onorata di giocare qua. E questa è una società stupenda, ne parlano tutti veramente bene e punta in alto. Ovvio poi c'è anche il motivo che tornare a casa, comunque diciamo che in questo palazzetto conosco quasi tutti, mi fa molto piacere. Qual è questo bagaglio di esperienza che porterai a Novara per dare una mano a raggiungere quelli che sono gli obiettivi poi stagionali? Sinceramente ancora non lo so, nel senso che ogni anno è sempre diverso, si imparano tante cose e ogni anno ce n'è qualcuna nuova. Cerco di dare il massimo e quando sarò chiamata in causa di fare quello che devo. Che ambiente, che clima hai trovato qui in palestra? L'allenatore soprattutto per te è una nuova conoscenza? Se devo essere sincera, già da stamattina ho visto che c'era un bel clima, tanta voglia di lavorare, e mi hanno già detto che si lavora tanto e mi fa solo che piacere. E oltretutto un clima molto sereno, dove si ride, si scherza molto, ma allo stesso tempo si lavora. Penso che sia una delle situazioni migliori per poi raggiungere i risultati. È anche una svolta a livello tuo personale, la stagione l'hai iniziata in Turchia e hai avuto un infortunio comunque sia complicato da superare agli addominali, giusto? Io in realtà all'inizio mi sono trovata molto bene, se non dopo l'infortunio. Ovvio, questa per me adesso è una grande opportunità, nel senso che comunque in questo momento sì, mi allenavo ma ero ferma e senza squadra, per cui è un bello stimolo. Hai seguito un pochino questa prima metà del campionato? Che idea ti sei fatta? Di sicuro c'è il livello più alto che si è registrato ormai negli ultimi anni. Sì, mi sembra un campionato molto corto dove tante squadre se la giocano e anche le ultime possono dar fastidio alle prime, eccetera. E penso che guardando all'inizio del campionato avevo un'idea diversa. Adesso penso che Conegliano e la stessa Novara siano tra le preferite, diciamo, per una vittoria. Senti, per chiudere, domenica la tua prima partita con la maglia azzurra, giochi subito da ex, c'è Montichiari. Che tipo di partita ti aspetti? È cambiata molto la squadra, però sicuramente insomma sarà una partita importante per entrambe le formazioni. Sì, la squadra è cambiata, sono rimaste tre giocatrici più lo staff, ma sinceramente penso che l'emozione più grande non è tanto perché è da ex, ma perché è per me la prima partita qua. E dal volley di Serie A, quello delle categorie minori, nel servizio di Daniele Piovera. Il Pala Manzini continua ad essere terreno scomodo per l'avversario di Altea in questo campionato. Il Fortino verbanese regge l'urto e regala soddisfazione al team allenato da Alberto Franzini. Sabato scorso a pagare dazi sono stati i cugini del GS Pavice Romagnano, che sono usciti sconfitti per 3-1 da Traversi e compagni. Una vittoria importantissima per Altea, che guadagna altri 3 punti e mette nel mirino le prime posizioni della classifica. Si parte con il sestetto titolare: Miani, Frattini, Borghini, Liera, Traversi, Martinelli e Fantacone. Altea con il servizio limita l'utilizzo dei pericolosi centrali sesiani e con una buona difesa Miani scade il braccio dei propri attaccanti. Nel finale di set viene espulso Zinetti per proteste, Verbania non ne approfitta. Sul 24-23 Altea due errori consecutivi ribaltano la situazione e alla fine i ragazzi di Mainardi chiudono 28-26. Ma Verbania capisce che se la può giocare alla pari, si riparte 4-0 Altea. Il Pavic fatica in attacco e non è incisivo al servizio e la pallavolo Aziora prende il largo. Mainardi inserisce Gallo per Ricino, ma Altea chiude 25-21. Secondo e terzo set sono identici, con Altea che guida e Pavic insegue da vicino. Liera e Frattini si esaltano in attacco, è proprio l'opposto verbanese che chiude 25-21 set e partita. Nelle altre gare di giornata la notizia è lo stop all'imbattibilità del volley Novara, che ha perso 3-1 a Santià. Ocimiano ha vinto a Novara con Scurato, ma solo al quinto set. Moncaglieri ha regolato in 4 set Cuornier, colpo esterno invece di Austachieri. Verbania dunque ha sempre nel mirino il quinto posto, ancora di più dopo i due mezzi passi falsi di Ocimiano negli ultimi 15 giorni. Due vittorie ma solo al quinto set contro penultima e ultima della classe. E siamo ai saluti. Per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi.